eccoci qua, benvenuti in sala YouTube del convento di Donato con loro, i due belli del convento, sì. Uno e là, presentatemi, vai! Alessandro da Brescia. Alessandro da Brescia. Max da Brescia, perfetto. Voi siete amici, fate coppia. Siamo omosessuali. Sono Max, vi dicono dalla regia. Aspetta, abbiamo il giudice qua, nonché il notaio. Il notaio dice che sono... Ecco, giustamente, ecco, stanno facendo delle... Vedi Alessandro, su, attenzione, Alessandro è uno che non perde un attimo, sta dando il lato migliore di sé al nostro Max, e per lui Max è il massimo, giusto? Yeah. È tanto che mi conoscete? Tantissimo, 6 anni. Sei anni che state assieme, bravi. Max è contento di questa cosa. Si vede che è contento. Ma fai salti di gioia, Max. Fammi un salto di gioia, Max. Incredibile, uno stacco da terra impressionante, Max. Ok, quindi chi di voi ha fatto il primo passo? Io. Ok, si vede che Alessandro non perde un attimo. È un tipo in gamba? È un tipo in terza gamba, dice Max. Ecco. Attenzione, il giudice cosa dice? Parte con la quinta, e ne sai qualcosa, giudice? Vorresti sapere qualcosa? Vale. Guarda che Max l'ha provato e dice che vale, sempre c'è il culo. Ecco, giustamente, ma siccome va veloce, fa le fiamme. Peperoncino, magari usa peperoncino. Ecco, questi ragazzi con degli ingredienti un po' particolari, ce li abbiamo solo noi qua stasera al convento di Donato. Intanto, che fai? C'è degli attacchi? Cos'è che c'hai? Aspetta, chiedilo te, domandiamo, aspetta. Il nostro notaio fa una domanda. A chi l'ha dedicata questa canzone? La dedica a mio amore segreto. Si può dire, se è segreto non si può dire. È un segreto. Però se quell'amore segreto è capace di capire, gli arriva questa dedica, ok, tu hai capito? Sono l'unico che ha capito praticamente, basta che non arrivi, però io ho capito, Io penso che sia questa stata il suo amore segreto. Però ecco, diciamo che Max ormai è roba vecchia. io non faccio testo perché sono l'intervistatore, ecco, mi rimane solo il giudice di linea, direi. Però tu non hai capito niente. Capisci mai un cazzo. Ecco, non capisci mai niente, perfetto. Ti stima tantissimo, ha detto. Va bene, ok. Ecco, il suo amore segreto è la bionda nascosta dietro lì che guarda il panorama, Ecco, l'abbiamo lì. Questo si becca da solo, anche il nostro Alex è capace anche di autolavarsi. Come fai? C'è uno scambio di una risposta, anche il notaio ha fatto un colpo di lingua, purtroppo da casa non si può vedere, però anche fai. Sta rigurgitando, ce l'abbiamo qui che... Ecco. Amore, stai tranquillo. C'è già del tè, che fai? Si gira da meglio di sé anche lei comunque, mi sembra. Okay. Anche così da... Parte in sesta lei. Parte in sesta, ok. Il notaio come si chiama? Elisa, il notaio Elisa, ecco, Elisa. Parte in sesta fino a mai, Va bene, cosa dici notaio? Li facciamo cantare? Dillo, cominciamo? Ok, allora partiamo, ci vuole anche il contributo del notaio. Sì. Amo, vieni a cantare. Vi voglio vedere abbracciati, Ma io non lo so sta canzone. Fa niente, vi voglio vedere abbracciati. Notaio già canteggia, Ma le parole? Le parole arriveranno. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come l'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando si assolta dei tuoi problemi, dei tuoi pensieri. Diresti sfogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Oh!
fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e se fantasia quando ti ascolta. E i tuoi problemi e i tuoi pensieri ti metti sfogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare guardare e con la faccia pulita cammini per strada mangiando la sera con i libri di scuola mi piace studiare non te ne devi vergognare e guarda cosa fanno le grandi forse un po' troppo sinceri sinceri sì si vede quello che pensi quello che sogni. E qualche volta fai per pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza, e tutto il mondo fuori. C'è stato Alex, Max e il notaio Elisa!